perché ci sono novità per quanto riguarda il Perugia, che dopo la partenza di Buti vede aumentare le possibilità di trattenere a Perugia l'allenatore Bernardi. Comunque nel servizio di Elena Ballerani sentiremo tutte le notizie riguardanti il mercato della Sir Perugia. Sembrerebbe ricomposta la frattura tra il presidente della Sir Perugia Gino Sirci e coach Lorenzo Bernardi, che dopo essersi seduto sulla panchina della società bianconera a metà novembre ed aver dato una sterzata estremamente incisiva con una striscia ininterrotta di vittorie per 3-0, già dopo poco più di un mese aveva conquistato la fiducia del patron della Sir, che lo aveva voluto subito blindare con un contratto di 3 anni ufficializzato a ridosso del Natale. Amo Perugia perché c'è pressione, aveva detto Mister Secolo in occasione del suo primo incontro con la stampa. Pressione, voglia di raggiungere risultati importanti e determinazione verso gli obiettivi. Una sintonia perfetta che si era spezzata al termine della famigerata gara 5 a Trento, quando per la Sir era sfumato l'obiettivo finale scudetto. Qualche commento di troppo a caldo, non gradito da entrambe le parti, sembrava portare ad un'interruzione anzitempo del rapporto. Evidentemente lo staff dirigenziale ha portato avanti le valutazioni in maniera ponderata e tutto sembra andare verso la direzione della conferma di Lorenzo Bernardi sulla panchina di Perugia per continuare insieme il progetto di crescita di cui ha parlato anche Ivan Zaisev. Ieri intanto è stato il giorno dei saluti che hanno commosso tutto il popolo bianconero di Simone Buti dopo ben 4 anni con la maglia della Sir. Ha augurato alla società e a tutti i suoi tifosi di realizzare presto tutti i sogni. Si chiude qui un bellissimo capitolo della mia vita, ha scritto il centrale toscano in un post, che ricorderò sempre con un sorriso. Ora il calcio. Christian Bucchi alle prese con più di un problema di formazione.